seconda notizia del mondo, notizia di oggi, lunedì 29 febbraio. Iraq, è di almeno 24 persone il bilancio dei morti del duplice attentato in un affollato mercato all'aperto nella zona est di Baghdad, in Iraq. Dopo l'esplosione della prima bomba, un kamikaze si è fatto esplodere tra la folla che era corsa sul posto. Pakistan, è stata impiccata la guardia del corpo che aveva ucciso il governatore della provincia pakistana perché aveva criticato la legge anti-blasfemia. La notizia dell'esecuzione ha già sollevato diverse proteste dei fondamentalisti islamici. Germania, tenere insieme l'Europa e mostrare l'umanità, questo è importante, ad affermarlo Angela Merkel. Sono profondamente convinta che questa sia la strada giusta, ha proseguito, parlando della politica sull'immigrazione. Possono esserci aggiustamenti, ma l'approccio di base non cambia. Thailandia, due turiste francesi sono state violentate e i loro compagni aggrediti in un resort di un'isola nell'est della Thailandia. La polizia locale ha arrestato 5 marinai cambogiani. Puglia, è uscita da casa per trascorrere sabato sera con gli amici e ha partorito un bimbo in strada. È accaduto la notte scorsa a Porto Cesareo. Protagonista, una ragazza di 19 anni leccese, ricoverata ora insieme al piccolo all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Cinema, miglior attore Leonardo DiCaprio, miglior compositore Ennio Morricone. I due vincono questa edizione degli Oscar. Spotlight è il miglior film degli 88esimi Academy Awards. È tutto per questa edizione, buona giornata.